Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 10 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Sotto tiro della luna il passato ritorna. Sotto tiro della luna in quadratura, a sorpresa stamani il passato torna a trovarvi, può accadere guardando delle foto o parlando casualmente di persone e fatti che pensavate non avessero più potere su di voi e invece mettono ancora in moto emozioni e rimpianti. Ancora più imbarazzante se l'evento in questione riguarda il lavoro, dove avete combinato qualche guaio o fatto una brutta figura, rivangarlo è sempre spiacevole. Tranquillità relativa in casa, specie se siete in ballo con qualche lavoro di ripristino, ma ciò non vi impedisce di invitare gente a cena, sfoggiando le ricette più collaudate del ricettario della nonna e magari anche il suo prezioso servizio di antiche porcellane. Proprio una serata speciale. Nella coppia si accendono discussioni e confronti serrati con il proprio partner, sarà difficile uscirne indenni, in ogni caso saranno dei chiarimenti dovuti. Nulla da fare sul fronte della riconciliazione per chi spera in un ritorno. Mentre i single non troveranno sufficienti argomentazioni per interessare davvero le persone che desiderano. Non potete immaginare nemmeno cosa frulla per la testa del vostro partner. Cercate di scoprirlo con discrezione e mettetene a parte un vostro amico fidato per consigli. Acquisti di ogni tipo. Ma prima di spendere, fatti un po' di conti. Incassi, ma anche tante spese. Meglio non comprare cose inutili. Scaramucce in amore a causa di una gelosia infondata. Sul lavoro avrete da soffrire un poco, ma poi passerà. Siate dolci e comprensive, l'amore, l'affetto non vi mancheranno, ma sappiate cogliere nelle piccole cose la gioia di vivere in armonia. Contagiate con il vostro ottimismo. Alcuni di voi oggi potrebbero fare degli incontri molto interessanti, di cui alcuni determinanti. Allo stesso modo altri troveranno il modo di fare buoni affari. Il sole sembra proprio aver sposato Giove, oggi in amore per alcuni potrebbe essere davvero un giorno indimenticabile. Solo per i nati di mattina, tra le 7 e le 11, potrebbero esserci cattive sorprese in amore, contrattempi e problemi al lavoro. Non lasciate che la malinconia oggi vi assalga. In fondo dei momenti no possono sempre capitare. Alcuni single oggi potrebbero soffrire particolarmente lo scoraggiamento e potrebbero essere assaliti da tristezza e malinconia. Se in serata avrete occasione di conoscere gente nuova, sappiate che tra queste vi può essere qualcuno che vi potrebbe aiutare in un ambizioso progetto che coltivate da tempo. Buone risorse. Oggi vi sentirete in colpa senza una vera e specifica ragione, non contate particolarmente in giornata su amici e conoscenti per capire se siete nel torto o nella ragione. Ora avete l'occasione per scoprire una nuova personalità e, se sarà il vostro gradimento, potreste intraprendere una nuova ed eccitante relazione, sia di amicizia, che di amore. Momenti di serenità in amore. Non avete più bisogno che gli altri vi dicano cosa fare o come comportarvi, avete svolto un ottimo lavoro fino a questo momento e se continuerete di questo passo potreste davvero fare molta strada. Soprattutto se questa per voi è la prima esperienza lavorativa o una nuova esperienza, il sapere di essere all'altezza vi rende più sciolti e più padroni di voi stessi. Giostra dei transiti che vi vede salire sul palco dei protagonisti. Saturno è nell'Acquario. Segno per voi fidato alleato sulla ruota dello zodiaco. È possibile ci siano sollecitazioni di varia natura per voi in famiglia, nel gruppo sociale di appartenenza, nella sfera delle amicizie di sempre. L'entusiasmo in ogni caso si alza e vi rende euforici. L'organizzazione delle serate prossime è per voi di solito molto importante per quanto concerne gli svaghi, gli interessi culturali, le evasioni ludiche. Può rischiare di essere caotica e rivelarsi alla fine un po' inconcludente. Affidatevi a persone care che tendano a raccogliere e a seguire con più attenzione le vostre richieste, sarete sicuri di non fallire. Sapete come la penso, questo è un periodo di trasformazione e novità, non sempre facili da gestire. Un cambiamento che arriva per colpa di un Saturno che da marzo sarà dissonante. Quindi si può anche ottenere una certa visibilità, ma bisogna capire che cosa è accaduto negli ultimi mesi e da che parte andare,
che strada percorrere in futuro. Provate a concedere una possibilità ulteriore a delle persone che non hanno saputo comportarsi nei vostri confronti, perché così facendo acquisterete la loro fiducia. Saranno portati in futuro a leggere e svolgere i compiti a loro assegnati senza fare una piega. Se invece rimarcherete la vostra posizione ed il vostro sdegno, probabilmente otterrete soltanto altro rancore e scarsa volontà di mettersi alla prova. Dovreste evitarlo se volete raggiungere vostro traguardo. Inizio giornata imbronciato, con un senso di pesantezza nel cuore. A procurar velo la luna puntigliosa e ipercritica in quadratura, personificazione di una persona di famiglia, forse mammina, forse la nonna, che a vostro dire vi ha tarpato le ali, appesantendo la naturale spensieratezza dell'età. Cambio di registro favorevolissimo a metà mattinata, quando la bianca signora passa in bilancia in segno d'aria, grande amico del vostro, leggero, socievole, empatico. Vi parlerà d'amore, dei vostri figli, di svaghi, ricordandovi che è già venerdì, ancora un passettino e sarà di nuovo weekend. Amore ed Eros. Se la coppia c'è ci mettete l'anima per farla funzionare al meglio. I presupposti ci sono, complicità, tenerezza, passioni condivise, se poi ci sono pupi o avete intenzione di averne uno, da parte vostra tutto proceda a meraviglia. È il partner casomai a dare segnali inconsueti, freddino, distante, o forse solo perso tra pensieri e responsabilità di cui preferisce non parlare. Cari gemelli, in amore sono in arrivo belle emozioni e dal prossimo fine settimana l'amore potrà finalmente sbocciare. Sul lavoro state lontani dalle polemiche. A volte bisogna fare anche le cose che non piacciono. Vi sentirete amatissimi in questa fase del vostro rapporto di coppia, tanto che non vi sembrerà neppure vero. Avrete l'opportunità di conquistare il cuore, non solo dell'amato, ma anche di chi gli è vicino. Gli astri tendono ancora a favorirvi nei sentimenti. Il sole è in angolo splendido dal segno dell'acquario e vi garantisce un'intesa perfetta con la vostra dolce metà. Anche Marte in congiunzione nel vostro segno tende a magnificare le imprese amatorie di chi festeggi il compleanno dal giorno 21 al 29 maggio. Se siete nati in giugno attenzione ai passi falsi con Nettuno contrario. Lavoro e denaro? Giornata impegnativa, soprattutto per chi lavora a casa o deve gestire una famiglia numerosa e anche piuttosto complicata. Tra faccende, conti e commissioni oggi perdete tempo prezioso? Meno male che il pomeriggio la strettoia si allenta, lasciandovi un po' di tempo libero da dedicare ai vostri hobby. Ispirazioni creative da non lasciar perdere, man mano che le liberate, assecondando il canale espressivo preferito, vi accorgete di avere in cova un piccolo capolavoro, del quale non solo voi, anche gli altri saranno entusiasti. Qualche complicazione potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza e diplomazia. Tocca a voi non farvi sorprendere da questi intoppi e trovare la forza per reagire da par vostro. Gestite con il vostro garbo, l'equilibrio, la razionalità, una questione difficile che si viene a creare tra colleghi oggi in ufficio. L'ambiente circostante di chi vi stima e apprezza ve ne darà merito, ampiamente. Benessere. Soffrite molto il freddo, segno che non siete in formissima. Il consiglio del medico scalza una zuppetta a base di funghi e alghe, oppure una galletta con sale marino, tira subito su. La vitalità non vi manca, l'ottimismo nemmeno. Tenacia e voglia di dare una svolta alla vostra vita ne avete da vendere, ma sarete troppo polemici e imprudenti da ritardare la riuscita del vostro successo. Per lei, tranquille e protette contro i guai, in realtà la chiave della serenità non è all'esterno, è al sicuro dentro di voi. Per lui, il legame con mamma non si spezza mai, al minimo segnale di bisogno correte subito trafelati. In realtà non le occorre nulla, ha soltanto voglia di rivedere il suo cucciolone. Colore delle emozioni, nocciola. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace,
sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.